Nell'ottobre 2017 degli operai trovano per strada un cellulare. Per risalire al proprietario guardano le fotografie e le immagini che si presenteranno resteranno sicuramente impresse nelle loro menti per sempre. Sono dei selfie di un uomo magro sulla trentina con dei resti umani, intento ad atti di cannibalismo. Siamo a Krasnodar, in Russia, e il telefono viene consegnato alla polizia che risale al proprietario Dmitry Bakshev, un uomo che ha vissuto un'infanzia difficile. Rimasto orfano, viene adottato da una coppia, ma anche loro lo abbandonano quando ancora è minorenne. A 18 anni si sposa con Natalia e insieme vivono in una stanza ereditata da lei dal primo marito, nel dormitorio della scuola di aviazione militare, dove aveva lavorato prima di essere licenziata per problemi legati all'alcolismo. I lavori invece che aveva svolto lui erano come operaio generico, alternati però a rapine e furti. Indagato dalla polizia, Dimitri giustifica i selfie dicendo di aver trovato casualmente un cadavere e di aver usato dei pezzi per le foto, ma presto confessa di aver ucciso una donna. Si mette quindi insieme tutta la storia dell'omicidio di Elena Vakhrushcheva. Era la governante ed era giovane. 35 anni, quindi coetanea di Dimitri. Natalia, che è più grande dei due di 8 anni, si ingelosisce pensando che tra lei e il marito potrebbe esserci una storia. Le due donne arrivano a litigare, quindi Natalia chiede al marito di ucciderla e lui lo fa con diverse coltellate, poi la smembrano. I suoi pezzi vengono conservati in freezer e sottosale. La polizia perquisisce la casa e trova in mezzo a tutto il disordine sia i pezzi della donna sia altre fotografie raccapriccianti che fanno capire che quello non è stato un unico omicidio. La prima fotografia sembra risalire a dicembre del 1999. Una testa è ben impiattata e appartiene a una donna sparita dall'Accademia Militare dove abitava anche lei. Dai ritrovamenti e dalle confessioni si ipotizzano 18 anni di omicidi e cannibalismo da parte della macabra coppia per circa 30 vittime. L'adescamento avveniva via internet su siti di incontri. Sembra che Natalia fornisse carne umana anche alla mensa della scuola quando ci lavorava. Le indagini non riescono ad appurare tutti questi reati, però. I due non vengono giudicati per cannibalismo e vengono condannati per un solo omicidio di una donna e per il suo smembramento. Nel febbraio 2019 Natalia viene condannata a 1 anno e mezzo di carcere e 10 anni in una colonia penale. Dimitri ha la sentenza a giugno del 2019, che lo condanna a 12 anni e 2 mesi in un carcere di sicurezza e in più vengono richieste le cure psichiatriche per lui. Ma non sconterà la sua pena in quanto l'anno dopo muore per diabete che nel carcere non veniva curato. Se il video ti è piaciuto, lascia like, iscriviti al canale e condividi con gli amici. Noi ci vediamo in una prossima strana storia.